What's up YouTube, bentornati sul mio canale. Oggi voglio farvi vedere questo piccolo trick che serve per rimuovere tutti quegli oggetti che volete rimuovere dalle vostre foto. Tipo, immaginate, fate una bellissima foto. Ciao Rover. E c'è il soggetto di turno che passa e vi dà fastidio alla vostra composizione. Stai facendo un casino, Rover. Alla vostra composizione. Che c'è? Aspetta. Oppure avete fatto un altro accoppiamento di foto e c'è magari una macchina che passa che vi dà fastidio. Tipo il mio cane adesso che mi dà fastidio mentre registro, che mi scodinzola sotto il naso. Ma prima di far vedere come si fa, vi ricordo di mettere un bel mi piace, di iscrivervi al canale, premere la campanellina e di condividere questo video. Ora facciamo una piccola magia per tornare in studio. Visto il teletrasporto com'è figo, oggi voglio farvi vedere, come vi stavo dicendo prima, un piccolo tutorial su Photoshop che funziona sui Photoshop dal 2018 a andare avanti, ma anche prima tramite altri marchingegni. Adesso l'hanno reso molto molto più facile. Serve praticamente per togliere qualsiasi immagine vi dia fastidio su una vostra foto. Per esempio, se adesso mi scatto una foto, voglio togliere questa borsa, con questo tool lo posso fare. Adesso vi faccio vedere come si fa, che è veramente veramente facile. Vi ricordo un'altra volta, un bel mi piace, iscrivetevi, campanella e condividete. Andiamo subito a vedere. Ecco, questa qua è la nostra immagine. Come potete vedere, abbiamo questo Tuareg praticamente nel deserto. L'immagine di per sé è una bellissima immagine, ma volendo farmi uno sfondo, a me questa persona messa così mi dà un po' fastidio sinceramente, quindi la volevo togliere. Un tool possibile per togliere questa forma potrebbe essere il timbro, ovvero chiamato il timbro clone, che è questo. Andiamo a selezionare il timbro clone. Andiamo a selezionare, tenendo premuto Alt sulla tastiera, il punto dove prendere il nostro timbro per fare il clone. La cosa che non mi piace del timbro è che in questo caso qua io devo andare a fare questo praticamente, punto punto, e andare a copiare questa parte a sinistra di sabbia, fare così. Il risultato viene lo stesso ovviamente, però è molto più lento e poi gli artefatti, come vedete in questo punto qui, non mi piacciono. Il risultato non è come speravamo. Adesso faccio vedere questo tool che rende le cose molto più semplici con un risultato migliore. Andiamo a prendere lo strumento lazzo, che in inglese è lo strumento lazzo. Andiamo a selezionare la nostra area che vogliamo togliere dalla nostra foto. Quindi andiamo a prendere il Tuareg marocchino, quest'uomo nel deserto praticamente, e quelle foglioline che vediamo sul lato destro, che non mi piacciono, con quella bottiglia blu che si vede proprio in foto, che è bruttissima. Quindi andiamo a selezionare, così, scendiamo, prendiamo anche l'ombra, che non ci serve, così, e voilà. Preso il nostro soggetto, andiamo su modifica e riempimento in base al contenuto. Ci apparirà questa schermata. Ora, come possiamo vedere dalla piccola anteprima, vediamo già il risultato. Ma, come potete vedere, non mi piace poi più di tanto, che si vede un pochino qui. Vi faccio vedere. Qui si nota un pochino. Quindi potremmo andare a modificare ancora questo strumento lazzo e farlo in due pezzi. Ora vi faccio vedere come. Torniamo indietro. Deselezioniamo e andiamo a dividere l'immagine in questo punto qui. Come potete vedere, in questo punto si crea la differenza tra una sabbia più chiara e una sabbia più scura. In mezzo a questa linea praticamente potremmo andare a fare il lazzo, la parte superiore e la parte inferiore, così da poter dividere cromaticamente l'immagine che vogliamo togliere, così che il risultato sia praticamente perfetto. Ora andiamo a vedere, riduciamo lo zoom e andiamo a fare il lazzo solamente della parte superiore. Quindi partiamo da qua, andiamo a tagliare il nostro soggetto sulla linea della sabbia, poi saliamo, andiamo a togliere gli arbusti che non ci piacciono, la testa del Tuareg e tac. Ecco, adesso prendendo il nostro strumento andiamo a selezionare tutte le aree.
che a noi interessa copiare, cioè che l'algoritmo vada a tenere in considerazione per riempire questa zona. Questa zona verde, faccio dire di nuovo, quindi modifica il riempimento in base al contenuto, quest'area verde che vedete è l'area dove l'algoritmo andrà a prendere le immagini da poter importare e fare un collage per andare a riempire l'area che poi sarà vuota. Quindi noi andiamo a deselezionare la parte di sotto, che è la sabbia più scura. E con la sabbia più oltre alla sabbia più scura andiamo anche a togliere dalla selezione la parte delle gambe del soggetto, in questo caso, che fanno parte dell'area più scura, e andiamo a togliere anche la parte superiore, che è la parte del cielo, perché altrimenti potrebbe andare a prendere dei pixel, come possiamo vedere nell'anteprima, dal cielo. Quindi avere una palla azzurra di cielo sulla sabbia non è questa gran cosa. Qui momento timbro, premiamo Alt, posizione vicina e tac. Andiamo a cancellare la nostra sfumatura che è venuta. Ricordatevi di lasciare il click del mouse ogni tanto, perché altrimenti se copiamo in questa posizione qui e qui c'è l'immagine che dovete cancellare, cancellando, quando il puntatore arriva qui, ricorda ancora l'immagine di prima che ha in memoria, quindi vi andrà a ricopiare quello che avete cancellato subito prima. Quindi conviene arrivare a questo punto qui, lasciare, premere, andare avanti, lasciare, premere, andare avanti, e così via. Continuiamo a cancellare in questo modo, stando attenti a non andare al di sopra, perché altrimenti la sabbia cambia colore. Così, un po' alla volta, un po' alla volta. Come potete vedere, dove era l'ombra, dove erano tutti quei problemi, non ci sono più. Dato che in questo punto qui si vede questa traccia fatta magari da un animale, andiamo a fare dei movimenti in orizzontale, così. Così da simulare che stiamo facendo è realistica. Quindi da non far sembrare che c'è stata una produzione su questa foto. Ora diciamo che qui può andare bene. Andiamo a fare sempre di nuovo Alt, una selezione per modificare questo di sopra, la parte della sabbia chiara. Facendo sempre clic e lascio, clic e lascio, clic e lascio, clic e lascio, andiamo a togliere tutti questi problemini di sfocatura che sono stati causati dall'algoritmo, facendo sempre i movimenti orizzontali. E un po' di qua. Qui metto un po' di sabbietta così. Qui metto dietro questo. Ok. Un pochino qui. Ok, non è rimasto più niente. Ora se vediamo qui sopra c'è un piccolo arbusto e qui si vede una montagna in lontananza, che per me non è che rovinino l'immagine, ma a me non piace, quindi voglio togliere anche quelli. Senza fare lo strumento lazzo di prima, sempre con lo strumento timbro, prendiamo una porzione di cielo, in questo caso qua prendiamo una porzione di cielo e andiamo a toglierla così, piano piano. Potremmo anche andare a ridurre qui la dimensione del nostro timbro, potete vedere, per fare un lavoro ancora più preciso. Quindi andiamo a selezionare qui e andiamo a togliere questa porzione. Come vedete, quando uso il timbro, in alto a sinistra, se vedete questo è il timbro, questa posizione qua, si vede una piccola crocetta. Quello è il punto clone che sta usando il timbro per prendere l'immagine e andare a sostituire. Come potete vedere, abbiamo sostituito quel piccolo cosa lì. Ok, perfetto, l'immagine è finita. Come potete vedere, il soggetto che era prima in foto ora non c'è più, e non si vede nemmeno zoomando dove era il soggetto. Per questa piccola guida è tutto, ragazzi. Vi ricordo di mettere un bel mi piace, iscrivervi al canale e di premere la campanellina, oltre che condividere questo video. Troverete tutti i link dei miei gear sotto nella descrizione e ci vediamo al prossimo video.